Oggi è una giornata speciale perché stiamo partecipando a un progetto di Citizen Science. In particolare stiamo collaborando con la dottoressa Martina Coppari per uno studio sulla riproduzione in natura dell'antipatella supinnata, uno dei coralli neri mediterranei. La riproduzione di questi esacoralli è un insieme di fenomeni molto complesso e pensate finora è stato osservato soltanto in laboratorio. Ma non voglio spoilerarvi più di tanto, ascoltiamo direttamente la dottoressa. Diciamo che il mio interesse principale nei confronti di Antipatella riguarda più che altro tutto l'aspetto legato alla biologia riproduttiva. Quello che sappiamo fino adesso è che questa specie si può riprodurre sia per via asessuale, cioè senza produzione di uova e di spermatozoi, oppure per via sessuale, quindi producendo gameti maschili e femminili. Normalmente i coralli neri, soprattutto nel Mediterraneo, li troviamo nella zona cosiddetta mesofotica, cioè quella zona che in ambiente temperato si trova a una profondità che varia fra i 40 e i 260 metri di profondità. Questa specie è una specie gonocorica, ossia abbiamo colonie femmine e colonie maschio che sono distinte. Quello che ho osservato fino adesso era uno sbilanciamento fortissimo a favore delle femmine. Sostanzialmente io in Liguria ho trovato un unico maschio su tutte le colonie che io ho osservato e ne ho monitorate più di 40. Quindi è importante in questo caso andare a monitorare se questo sbilanciamento è una situazione diffusa in tutta Italia oppure una situazione limitata all'ambiente ligure. Insomma, dopo tante chiacchiere e tante spiegazioni, finalmente la fase operativa. Punta Pennello a Giannutri è al di fuori dell'area di protezione integrale del parco, eppure la morfologia e ricchezza dei suoi fondali la rendono un'immersione quasi unica. Alla fine di un enorme promontorio subacqueo che si stende verso il mare aperto, si alza una secca maestosa dove in immersione si ha la sensazione di sfogliare un libro sul coralligeno mediterraneo. Ed è qui, tra i 70 e gli 80 metri, dove la secca precipita rapidamente verso il largo, che troviamo le colonie di Antipatella supinnata. Come vi dicevo, lo scopo è quello di andare a marcare prima 20 diverse colonie di antipatella, possibilmente colonie grandi che siano più di 50 cm in altezza, perché questa è la taglia in cui questa specie è fertile. Volete provare la tecnica di incappucciare la cosa e tagliare? Ah, l'hai già fatto l'altra volta? Mette i numeri sulla base ramo e lui passa e ritira le provette. Ma quindi chi tiene il sacchetto? Io. Tu tiri il sacchetto, mi dai il numero, io lo attacco e nel frattempo abbiamo cerchi due sacchetti. Avete due sacchetti. Riesci a vedere se siamo stati fortunati? Dall'analisi allo stereomicroscopio direi che sono delle femmine perché il colore è leggermente cambiato, quindi sono più rosa e questa è una caratteristica solo delle femmine che durante il momento della riproduzione cambiano dal bianco candido al rosa arancione. E per avere però la certezza avrò bisogno di fare un'analisi istologica, quindi andare a fare proprio delle sezioni per andare a analizzare se ci sono le cisti spermatiche o le uova.